Diciamo, una parte della nostra missione è quella di, la grossa parte della nostra missione sicuramente è quella attraverso i nostri investimenti in ricerca di sviluppare delle soluzioni terapeutiche, ma in realtà una grande organizzazione come Roche fa anche cultura, fa cultura interna, e noi internamente parliamo tantissimo di inclusione, ma vuole fare cultura anche fuori, nella società, lo consideriamo un nostro compito, e perciò questo tema dell'inclusione ci è caro, e veramente questa collaborazione con Famiglie SMA e i centri clinici NEMO ci ha fatto veramente ulteriormente approfondire questo concetto. Ci siamo resi conto dell'importanza di parlarne alle nuove generazioni, e il fatto che sempre più nella nostra cultura, ma anche in Italia, si incomincia a capire che la diversità è un valore e che i talenti sono in tanti posti, non sono i talenti come si parlava 10 anni fa, ci sono 1000 talenti, e la valorizzazione di tutti i talenti che stanno in ogni persona è quello che farà forte la società del futuro. I laboratori che noi facciamo nelle scuole partono da questo, non partono dal raccontare la disabilità, ma partono dal trovare in ogni bambino qual è la sua diversità, che a volte è fatta di qualcosa di bello, quindi magari sono bravo a fare questo, ho questa dote, e a volte è fatta anche di limite, per cui magari non sono bravo in qualcosa, o magari ho una difficoltà nel fare qualcos'altro. A volte la diversità è una caratteristica molto visibile, quella di Ada è una caratteristica molto visibile, la sua diversità sale subito agli occhi, no? In realtà quello che cerchiamo di fare noi è di normalizzarla, non vogliamo raccontare Ada come un supereroe perché ha una diversità e fa la sua vita, vogliamo raccontare ai bambini che con tutte le loro diversità e anche con tutti i loro limiti possono scegliere di vivere la loro vita.